Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Il brand Pokémon esiste da più di 20 anni ed in questi 2 decenni abbondanti sono cambiate un sacco di cose, soprattutto per quanto riguarda il videogioco, dove le varie innovazioni, dove figurano features del calibro delle mega evoluzioni, delle mosse Z, ma tornando ancora più indietro nel tempo, per esempio la distinzione tra attacchi speciali e fisici che esulassero il tipo della mossa, hanno sicuramente dato una marcia in più ai giochi stessi, avvicinando anche chi, magari, più che ad una trama, è interessato al fattore competitive. Ciononostante cambia la pelle ma non lo satura del videogioco, che è comunque rimasta ancorata in linea di massima ai suoi schemi base: diventare il miglior allenatore della regione, sconfiggere il team malvagio di turno e via dicendo. Insomma, queste caratteristiche sono sempre rimaste un punto fisso per The Pokémon Company, e tra di esse ne figura un'altra che, al pari delle medaglie prima di Pokémon Sole e Pokémon Luna, si vocifera possa essere sradicata per donare ai nuovi giochi Pokémon di 8ª generazione in arrivo su Nintendo Switch una forte ventata di aria fresca. Stiamo parlando del sistema di battaglia, che in più di 20 anni ha ricevuto solo qualche marginale cambiamento, rimanendo di base sempre se stesso nel suo concept base, che poi non è altro che quello della battaglia a turni. Ebbene, pare che un leak abbastanza credibile secondo molti youtuber esteri prevedesse, per gli uscenti giochi di casa Game Freak, uno stravolgimento di quest'ultimo, che passerà, a detta del leaker, da un sistema di battaglia non più basato sui turni, a uno più interattivo, in cui il controllo effettivo dell'NPC giocante verrà spostato verso il Pokémon stesso in battaglia, che sarà comandabile un po' in stile Digimon, per chi conosce il gioco. Il leak di PixelR, questo è il nome di colui che ha pubblicato queste informazioni, sostiene questa tesi. Ora, in questo video volevo analizzare un po' questa news, in quanto potrebbe, se dovesse essere veritiera, sconvolgere il mondo Pokémon, nonché la sua intera community. Iniziamo con il dire che le potenzialità di Switch rispetto a quelle del 3DS sono avanti anni luce. Essendo una console di per sé fissa, anche se ha l'opzione portatile, questa sarà sicuramente in grado di reggere un ipotetico sistema di battaglia aperto, e quindi non ci sarebbero problemi da questo punto di vista logistico. Il fatto che porti una ventata di novità è poi innegabile, d'altronde. Ma che tipo di novità? Mi spiego meglio. È una mossa efficace per Nintendo virare così prepotentemente, passando da un sistema all'altro così velocemente? Penso che non tutti voi, a sentire questa possibilità, abbiate sorriso. La verità, ragazzi, è che forse la community Pokémon, e tra questa community mi metto anch'io, potrebbe non essere ancora pronta per un cambiamento di questo genere, e nemmeno lo vorrebbe, per adesso almeno. Inoltre sorgerebbero delle difficoltà, secondo me importanti e significative, dal punto di vista del competitive. Rischia di esserci infatti un abbandono in massa da parte degli attuali partecipanti, e se da un lato questa fatidica sostituzione del tradizionale sistema Pokémon potrebbe spingere nuove persone ad interessarsi al brand, dall'altro rischia di esserci un eccessivo abbandono da parte di chi combatteva per vincere, per un fattore molto banale in realtà. Il gioco, cambiando radicalmente, infatti, necessiterà, per par condicio, un adattamento dei giocatori, e di punto in bianco ciò sarebbe davvero complicato. Sarebbe dunque una mossa molto rischiosa da parte di Game Freak, e dubito, sinceramente, che possa essere presente nei prossimi titoli. Ciò non vuol dire, attenzione, che il battling system rimarrà uguale in tutto e per tutto. Le potenzialità che ha Switch verranno sicuramente sfruttate in ambito Pokémon, introducendo, ad esempio, come aveva sostenuto un altro leaker, l'utilizzo dei Joy-Con per eseguire le mosse Z, o magari per schivare possibili colpi in arrivo. Insomma, un po' di skills più pratiche, fra virgolette ovviamente, che teoriche, potrebbero essere introdotte alla luce della nuova console, che presenta determinate caratteristiche, ma secondo me, per fattori prettamente logistici, l'ossatura del sistema di battaglia a turni rimarrà, perlomeno adesso,
comunque la stessa. Fatemi sapere che cosa ne pensate invece voi, ragazzi. Io personalmente non penso di essere psicologicamente pronto per cimentarmi in un gioco Pokémon con queste determinate caratteristiche, nonché per un cambiamento così importante. Quindi ci terrei a sapere la vostra qui sotto nei commenti. Inoltre, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace e a iscrivervi al canale per sostenere comunque questo progetto. Inoltre, ragazzi, vi invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare dai miei social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.